Buonasera, benvenuti al TG Pokémon. Come TG Pokémon? TG Pokémon. Ma io ero venuto qua, mi avevano detto dobbiamo parlare della vittoria del Portogallo, parliamo di calcio, poi di femmine. Calcio, di femmine, però parliamo sempre di sfere, parliamo di Pokémon Go e di 50 notizie legate a questa nuova applicazione che sta facendo impazzire tutti. C'è una cosa pazzesca sto Pokémon Go. Va bene, Michael Baker dell'Oregon negli Stati Uniti stava cercando Pokémon in un parco a luna di notte nel buio totale. Avvicinandosi a un uomo, certamente di suo, già poco raccomandabile, Michael ha chiesto se questi avrebbe voluto combattere. Tu ti avvicini, uomo, gli dici vuoi combattere? Il tutto è risultato in una coltellata da parte dell'uomo, comunque disturbato ovviamente, ma Michael non è andato subito a farsi curare, ha aspettato di catturare altri Pokémon prima di arrivare sanguinante all'ospedale. Pokémon Go ha causato a tantissimi giovani e meno giovani dei lancinanti mal di piedi riportati accuratamente negli account social dei malcapitati. Questo mondo reale così faticoso, eh? Comunque, e dove c'è qualcosa che riscuote successo, non mancano le pallide imitazioni, specie se cinesi. Infatti anche di noi esistono le controparti cinesi, ovvero Leiden e Midna. Midna è sempre Midna. Ebbene, disponibile in Cina City of Go con mostre differenti ma stesse meccaniche del gioco di Niantic, al limite della denuncia per plagio. Nella città di O'Fallon, in Missouri, tre criminali appena maggiorenni usavano Pokémon Go per rapinare poveri ragazzini indifesi, puntando loro contro una pistola. Sfruttando infatti i punti di interesse del gioco, calcolando dove sarebbero andati a cercare i loro Pokémon i malcapitati, i tre malviventi si appostavano proprio in quei punti per rapinare gli sfortunati giocatori. Sono stati arrestati. Ah, meno male, meno male! E pensa che anche i Simpson hanno dedicato un corto animato a Pokémon Go. Un ricercato di Milford nel Michigan, preso dal gioco, si è recato nei pressi di una stazione di polizia, peraltro ancora in pigiama, perché era una palestra. Riconosciuto dai poliziotti, è stato arrestato. Giustamente, tu sai di essere ricercato, vai alla stazione di polizia. Comunque, un lottatore MMA, dopo la vittoria, ha festeggiato sbeffeggiando il suo avversario lanciandogli contro una sfera poke, una pokeball, come la chiamiamo, vogliamo chiamare. E questo è risultato in una prova di ridicolaggine estrema da parte dell'uomo. I Marines degli Stati Uniti, Javier Sock e Seth Ortega, erano intenti a catturare Pokémon con i loro smartphone in un parco a Fullerton in California, quando hanno notato un uomo mentre molestava un ragazzino. Aia. Il maniaco è stato prontamente fermato dai due Marines che, se non fosse stato per Pokémon, non sarebbero stati nel parco quel giorno. Ma una coppia, Jane e Jim Cannax, sono arrivati ad adottare un bambino per rendere più accettabile il loro amore per i Pokémon e la loro passione per Pokémon Go. Vergognoso. Così da non rendersi ridicoli agli occhi degli amici in giro per la città, perché li prendevano in giro. Su Change.org sono apparse oltre 30 petizioni relative a Pokémon Go, tra cui le più gettonate, quella per far funzionare il gioco anche su telefoni con processore Intel e quella per renderlo disponibile su Windows Phone. Che poi forse sul processore Intel l'hanno reso disponibile. No, su Windows Phone. Ma comunque continuiamo. Un 21enne olandese ha trovato un Pikachu sulla tomba del fratello morto 15 anni fa. Il bello è che proprio sulla tomba del ragazzo era presente un'effigie di Pikachu, quindi è stata una bella e tenera coincidenza. Sulle ricerche di Google la scorsa settimana, Pokémon Go ha superato la ricerca della parola porn. A tal proposito, YouPorn si è congratulata con Pokémon Go con un'immagine molto simpatica e a tema. Se dovete toccare delle palle... No, vabbè, comunque questa era una fesseria. Una massa di giocatori in delirio si è ritrovata a cacciare Pokémon tutta insieme a Washington nel Downtown Park e a Central Park in quel di Manhattan. Sembra che i Pokémon presenti nei due celebri parchi fossero Charizard e Vaporeon. Sempre a proposito di Pokémon Go e pornografia, Playboy ha pubblicato un video a tema in cui due avvenenti modelle vengono scansate via da un ragazzo che invece è più interessato allo Snorlax nel loro guardaroba. Sì, tra l'altro questa l'abbiamo pubblicata sulla nostra pagina Facebook e un utente ha scritto: io avrei catturato quelle due Pokémon. Veramente non faceva ridere, quindi se puoi cancellare il commento, grazie, se no lo cancello io. Va bene, comunque, Pokémon Go genera 6,5 milioni di dollari al giorno per Niantic, The Pokémon Company e in parte anche Nintendo, quindi mi chiedo, cara Nintendo, perché fare un NX? E se non fossero abbastanza i guadagni, Niantic Labs, sviluppatore di Pokémon Go, ha fatto sapere che in futuro saranno introdotte le sponsorizzazioni di alcuni dei luoghi visitati per monetizzare tanti big money per l'applicazione.
Se le Pokéstop per adesso sono per lo più in prossimità di luoghi pubblici come parchi e vari monumenti, in futuro la stessa applicazione potrebbe invitarci a visitare un Foot Locker o un McDonald's, per esempio, e tra un Pokémon e l'altro un paninozzo o un paio di scarpe da corsa ci stanno pure. Ti immagino, mentre uno mangia, aspetta, c'è un Pokémon nelle patatine, ma non mi rompere la... Allora, nella provincia di Orlando un uomo ha sparato a dei ragazzi in macchina in cerca di Pokémon, poiché pensava che fossero dei ladri. Giustamente tu entri a casa delle persone e sto cercando un cazzo. Per fortuna la sparatoria si è risolta con un foro alla gomma dell'auto dei ragazzi e nessun altro danno. Beh, è andata così, meno male, Roinen, vai. Alcuni utenti sono entrati in un luogo assai delicato come il Museo dell'Olocausto negli Stati Uniti per cercare Pokémon, trovando addirittura Coffin nella sala del museo in cui vengono ricordate le vittime dei campi di concentramento nazisti morte nelle camere a gas. Una macabra coincidenza che ha portato il direttore del museo, Andrew Hollinger, a vietare la ricerca di Pokémon all'interno dell'edificio. Direi che è il minimo, ma non soltanto in quell'edificio, ma anche altri edifici, eppure ci sono gli edifici quelli adibiti, per esempio al Comic Con di San Diego, che non è quello di Napoli, è quello di San Diego, per la conferenza su Pokémon Go prevista per il 21 luglio, quindi ci deve ancora essere, si è dovuto optare all'ultimo momento per una sala molto più ampia dei soli 480 posti previsti, addirittura si parla di 3000 posti previsti, hanno dovuto optare all'ultimo momento. Non pensavamo che faceva tutto questo successo. Autumn Daisroth, 15enne della Pennsylvania, è stata investita da un'auto in corsa mentre la ragazza correva giù da una collina direttamente verso l'autostrada per cercare Pokémon. Non in pericolo di vita, ma conciata male, la ragazza si riprenderà, avendo adesso imparato una lezione importante: mai uscire di casa se sei stupido. Cioè stare attenti quando si gioca a Pokémon Go. Un 24enne neozelandese di nome Tom Curry ha deciso di usare le sue ferie di 2 mesi, quindi paracci suoi, per catturare tutti i 151 Pokémon in questi 2 mesi. Io vado al mare, no, io catturo i Pokémon e basta. Vabbè, ognuno. Prenotando 20 tour a bordo di Pullman per cercare i mostri giocattoli in giro per il paese. Addirittura il telefono azzurro ha emesso un comunicato stampa per avvisare di possibili adescamenti attraverso Pokémon Go da parte di pedofili, criminali e malintenzionati di varia natura. Scusate, mi sono pure sconvolta nella pronuncia. Però stavolta un gruppo di hacker noto come Podlcorp, che sembra già aver attaccato i server di Pokémon nelle scorse ore, ha annunciato un nuovo imminente attacco via Twitter per il 1 agosto. Secondo il blog Infowars, che si occupa di controinformazione, Pokémon Go sarebbe stato finanziato dalla CIA per controllare gli utenti e le loro abitudini in completo segreto. Pure alla Casa Bianca è presente una palestra che a quanto pare appartiene a un certo Boricua 88, almeno al momento in cui noi stiamo leggendo, e al suo Pidgeot di nome Merica. Anche l'esercito israeliano ha ritenuto opportuno bandire Pokémon Go poiché potrebbe essere utilizzato come strumento di spionaggio internazionale. Ed esiste un prototipo di drone pensato appositamente per Pokémon Go, inventato da TR&D Labs, però non è ancora stato ufficializzato né messo in commercio. Questo è. La massima autorità islamica sunnita in Egitto ha dichiarato Pokémon Go proibito poiché influenzerebbe la mente in modo negativo e farebbe male al giocatore e agli altri senza consapevolezza di quanto stia accadendo, proprio come succederebbe con l'alcol. Addirittura. Comunque, in alcuni stati statunitensi invece, prima, dopo le partite, si sono organizzate le vere e proprie cacce ai Pokémon, presenti sul campo anche le mascotte dei mostri giattoli stessi, quindi proprio gli opposti, no? Su Craigslist sono apparsi account di Pokémon Go in vendita dai $100 in su, con tanti Pokémon già catturati e sostanzialmente il piacere di giocare da zero ridotto ai minimi termini. I dispositivi Pokémon Plus, che usciranno regolarmente e si pensa e si spera in quantità sufficienti per tutti, quindi non vi allarmate, che costeranno soltanto, tra virgolette, $35, sono già stati preordinati da gente che non sa che cosa sia la pazienza ad oltre $200 l'uno. Addirittura c'è stata gente che se ne è accaparrati 10 a $2000. Perché? Cioè, costeranno $35 quando usciranno ufficialmente. Il presidente dello Stato di Israele ha postato sul proprio diario di Facebook uno screenshot in cui è intento a catturare Meowth, peraltro in una delle sale ufficiali. Un volontario americano sul fronte di guerra in Iraq contro l'ISIS ha mostrato una foto di un militare intento a catturare uno Squirtle. Qui, se non ve la mostriamo, è probabilmente perché è stata rimossa dall'account ufficiale di Facebook. In tantissimi luoghi pubblici americani sono apparsi divieti relativi a Pokémon Go o consigli a moderarne l'uso. Al Nationwide Children's Hospital in Ohio sono spesso apparsi cacciatori di Pokémon tra le barelle a disturbare gli infermi. Tanto che l'ospedale ha dovuto avvisare il proprio staff
con un cartello che riporta: attenzione, giocatori di Pokémon potrebbero entrare in aree riservate. Un 19enne di Riverton ha rinvenuto un cadavere mentre era a caccia di Pokémon. È una cosa simile accaduta a un ragazzo di Nashua che ha anch'egli reperito il corpo senza vita di un uomo mentre era intento a lanciare Pokéball. La prima era una 19enne, era una ragazza, ma hai letto male la A, dopo la N si legge, non è che si fa la crasi. Comunque, l'utente Reddit Bring Theriot ha immortalato una moglie in una posa veramente poco elegante mentre partoriva, ma non per il bel momento felice da condividere con i propri follower o comunque con chi c'era lì su Reddit in quel momento, bensì per aver catturato un Pidgey durante il parto della povera donna. Quando un mostriciattolo in arrivo va all'altro. Cioè, tristissimo, se posso permettermi. E con le mode del momento arriva anche chi cerca di farne un lavoro. Sì. Una sedicente allenatrice professionista giocherebbe al posto nostro a soli $20 l'ora. Ma è perché, mi chiedo? Square Enix ha ironizzato, questa è bella, su Pokémon Go per via della somiglianza del nome dell'applicazione di Niantic con i suoi titoli per mobile, ovvero Hitman Go, Lara Croft Go e Deus Ex Go. Con tanto di post su Twitter e filmato annesso, come se la parola Go fosse di sua proprietà e non semplicemente la cosa più scontata che possa venire in mente. Di tipi che si sentono copiati al mondo ce ne sono tanti, e più rosiconi sono, più presuntuosi sono. Vero. Questa è la verità. Veramente. L'utente Reddit Hyperion995 ha creato un drone apposito per cercare i Pokémon in giro senza spostarsi a piedi. No, scusate, è un genio. Sì, come quello lì che vuole farlo brevettare. Cioè, due persone diverse hanno già pensato ai droni. Cosa dei pazzi. Un ragazzo ha pensato bene di lanciare letteralmente il suo cellulare per catturare i Pokémon con risultati disastrosi e prese in giro da parte di tutto il mondo. In Corea del Sud, almeno nei primi giorni dall'uscita di Pokémon Go, nel 90% del territorio il GPS dell'applicazione non funzionava bene. Quindi gli aspiranti allenatori si sono dovuti spostare tutti nella zona di Soho, l'unica zona del paese in cui il GPS funzionasse bene. Tantissime delle foto dei Pokémon avvistati sono in ambienti piuttosto intimi. Cioè? Piuttosto intimi, stiamo finendo a vedere qui, esatto, sostanzialmente al gabinetto. Ah, ecco. A Sydney, in Australia, tantissimi pokemaniaci si sono radunati nei pressi di una zona residenziale e commerciale ricca di abitanti e appartamenti, e anche a notte fonda era possibile vedere oltre 1000 persone cercare Pokémon. Immaginate, sotto casa 1000 persone a cercare Pokémon. Ma la reazione dei condomini è stata bellissima, hanno lanciato uova verso queste masse, oltre a palloncini d'acqua. Presso una stazione di polizia australiana, nei pressi di Darwin, è apparso un cartello con un avviso spiritoso. Per tutti gli allenatori in erba di Pokémon Go, nonostante la stazione di polizia di Darwin sia un Pokéstop, non si deve entrare all'interno per ottenere le Pokéball. Inoltre sarebbe meglio guardare in entrambe le direzioni prima di attraversare la strada. Senshu non scapperà tanto in fretta. State attenti e acchiappateli tutti. Se no, acchiappiamo noi, vi mettiamo in galera per sempre. Persino la NASA ha risposto su Twitter a quanti chiedessero se fosse possibile usare Pokémon Go nello spazio. La risposta è stata no. Ma cioè, ma davvero, potendo chiedere qualcosa agli astronauti, chiedete se si può usare il Pokémon Go? Capito, la VR ha creato una demo per gli occhiali a realtà aumentata di Microsoft HoloLens in stile Pokémon Go. Perché usare l'applicazione gratis e ufficiale era troppo mestiere. Esatto. La cosa tristissima di queste notizie è che diversi giornali, riviste e tabloid di tutto il mondo hanno approfittato per ingigantire la situazione facendo passare Pokémon Go per il gioco più pericoloso di sempre. Pokémon Go è talmente famoso e scaricato che persino Microsoft sta prendendo in considerazione l'ipotesi di convincere Niantic a portarlo su Windows Phone. Signori miei, questa sarebbe una rivoluzione. Dopo l'uscita di Pokémon Go, la Legendary Pictures ha deciso di accelerare i tempi per l'uscita di un possibile film sui Pokémon. Addirittura. Vabbè, ci sta, secondo me ci sta. Ci sta. Bene, queste erano le news del TG Pokémon improvvisato. Ragazzi, ci saranno errori di green screen, cose varie, perché sì, abbiamo improvvisato questa postazione. Lei ha scritto pure errori. Pokémon Go è un'applicazione carina, è un'applicazione gradevole, e tutti gli appassionati di Pokémon ne stanno andando pazzi. E non ci importa se quelli che fino a ieri dicevano che i Pokémon facevano schifo, non noi, perché noi ci abbiamo giochicchiato. Non siamo degli appassionati. No, è vero, è vero. Però io ho giocato agli episodi per Game Boy Color, e lei ha giocato a qualche episodio di Perla. Per DS. Però ragazzi, tutte queste curiosità ci portano a pensare, ma non si sta esagerando un po' con questo tema? Alla fine è un gioco carino, fine. Però secondo me ha ragione Michael Pachter, presto questo interesse pazzesco calerà, prima o poi è destinato a scemare. Alla prossima dal vostro Roinen e dal nostro TG Pokémon, ci vediamo alla prossima. Ciao.